questa mostra si intitola Four to the Floor. Ed è una mostra che ho pensato quando sono stata invitata qui, che ho pensato perché mi sembrava un tema interessante da proporre, è assolutamente un tema che viene spesso, proposto ma raramente indagato. Il tema è il size specific. Il size specific che cos'è? È una pratica artistica che, come dicevo, viene spesso utilizzata oggigiorno da quasi tutti gli artisti giovani e meno giovani contemporanei. E mi interessava però un'indagine più pregnante sul size specific. E proprio per questo ho deciso di invitare quattro artisti, tra cui due artisti italiani, un artista croato e un artista sloveno, che lavorano quotidianamente e in modo, mirato su questa pratica del size specific. Per size specific si intendono dei lavori, delle opere d'arte che sono strettamente connessi con il luogo in cui vengono create, fatte. E in particolare in questa mostra abbiamo un lavoro di Gianni Moretti che è alle mie spalle. Che è un lavoro fatto con la tecnica dello spolvero, che è una tecnica molto antica che veniva utilizzata per la preparazione degli affreschi. In questo caso lui ha deciso di creare questa sorta di pattern composto da 24.008 punti che simboleggiano e vogliono rappresentare i giorni, tutti i giorni della nascita e dalla nascita di Nova Gorica fino al giorno dell'inaugurazione. Quindi sono 24.008 giorni oggi che esiste questa nuova città. Ovviamente capite che anche vedendo questo lavoro il site specific è unico, quindi realizzato apposta per un luogo e in qualche modo irripetibile. Sono tutti lavori anche molto effimeri perché poi vengono disallestiti e non rimane più nulla dell'opera vera e propria. E quindi è anche molto interessante questa analisi dell'opera non come oggetto commerciabile e commerciale, ma viceversa come una riflessione che poi finisce in qualche modo. Un altro artista che partecipa a questa mostra è Vanya Mervic, che è l'unico artista che è proprio qua di Nova Gorica, che propone un lavoro fatto di ghiaccio, per cui lui ha creato queste sculture di ghiaccio con i colori della bandiera slovena e anche francese. Per cui un'opera proprio effimera, perché questi ghiacci ovviamente si scioglieranno nell'arco di poche ore e l'unico, diciamo, l'unico risultato di questo lavoro sarà questa specie di disegno, di dipinto creato dallo scioglimento di questi ghiacci con il colore, che creeranno sul pavimento una sorta di lavoro del caso, della casualità. Un altro lavoro di Laura Santamaria è un lavoro costituito da dei materiali che ha trovato qui all'interno della galleria quando è venuta a fare diciamo, un sopralluogo tempo fa.
ha trovato questi grandi vetri che sono utilizzati dai tecnici, insomma dalla galleria, durante le esposizioni, e ha creato queste specie di stelle, di sculture a pavimento fatte con i vetri e aggiungendovi quelle che sono le sue tecniche consuete, quindi l'utilizzo di pigmenti e minerali, in questo caso madreperla, e l'argilla, che è un materiale per lei inedito ma che ha voluto introdurre all'interno del lavoro. E oltre a questo, anche l'illuminazione ha una parte molto importante nel suo lavoro, perché ha utilizzato delle gelatine colorate che quindi vanno ad integrare ulteriormente la scultura all'interno dell'architettura. L'ultimo lavoro è quello di Nemanja Cvijanović, che è appunto un artista croato, che ha voluto fare una sorta di, come l'ha definito lui, site-specific concettuale, perché il lavoro è un lavoro di documentazione della storia, diciamo, di un'opera che ha esposto la prima volta nel 2005, proprio qui a Nova Gorica, ed è costituita da una bandiera dell'Europa, le cui stelle vanno a disegnare una svastica. E ovviamente questo lavoro ha suscitato negli anni molto molto scalpore, e lui ha voluto raccogliere tutta la documentazione relativa a questa bandiera, quindi telegiornali, video, email, insomma altri documenti cartacei che vanno a raccontare questa vicenda in un posto importante perché è Nova Gorica, in un anno importante perché siamo più o meno a 10 anni dalla prima volta che è stata esposta.